da modello anche per successive intese bilaterali, pensiamo che valga la pena osservarne gli effetti ed acquisirne i risultati. Per questo motivo abbiamo provato a chiedere, con appositi emendamenti che sono stati rimbalzati dal Governo, che il Governo stesso informi il Parlamento a scadenze prestabilite in merito al numero delle autorizzazioni concesse sulla base di questo accordo, nonché al numero degli effettivi beneficiari delle attività lavorative che andranno ad intraprendere. Non si tratta certamente di una schedatura, ma gli obiettivi sono legati infatti a una questione di sicurezza. L'idea era ed è piuttosto quella di capire come strumenti del genere potranno essere utilizzati da coloro che in futuro vi ricorreranno sulla base di altre intese bilaterali. Tutto ciò premesso, come Lega, ripeto, non avendo nulla di pregiudiziale, si asterrà sul voto finale di questo provvedimento. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole Scotto. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Nell'annunciare il nostro voto favorevole a questa ratifica, che rinnova anche una lunga amicizia con un paese, il Cile, vorrei tuttavia sollevare un problema e una preoccupazione molto forte che noi avvertiamo dalle notizie che ci arrivano dal confine tra la Turchia e la Siria. Da parte di nostri due deputati, l'onorevole Paglia e l'onorevole Bordo, che da diverse ore, insieme a una carovana pacifista, tentano di raggiungere Kobane e sono bloccati in un villaggio a 2 chilometri dal confine, dalle autorità turche, nonostante abbiano più di una volta interpellato la prefettura di Urta e abbiano anche investito del problema numerosi parlamentari dell'HDP, il rischio che non valichino il confine è molto forte. Ed è anche molto forte che in quel contesto possano determinarsi situazioni spiacevoli, perché lì c'è la guerra e c'è molto spesso da parte del governo turco un'opera di contenimento più nei confronti dei curdi che resistono all'ISIS piuttosto che nei confronti dell'ISIS. Per cui volevamo sollevare questo allarme. Abbiamo informato anche la Farnesina del problema che c'è e chiediamo innanzitutto l'apertura immediata di un corridoio umanitario lì al confine, perché come non riescono a passare i pacifisti italiani che lanciano un messaggio di dialogo, anche tante donne e tanti uomini che scappano dalla guerra sono bloccati lì. Grazie onorevole Scotto. Io ovviamente la parte finale del suo intervento gliel'ho consentita, anche se non era propriamente in tema, ma credo che la questione della presenza di due colleghi, e credo che la Farnesina sia, da quello che ho capito, avvisata, e comunque qui è presente il sottosegretario. Bene, la parola all'onorevole Alli, ne ha facoltà. Grazie Presidente, solo poche parole per annunciare il voto favorevole del gruppo di Area Popolare a questa ratifica, che costituisce, a nostro modo di vedere, il riconoscimento non di un privilegio ma di un diritto che le persone che sono al seguito del nostro personale diplomatico amministrativo all'estero hanno di potersi integrare dentro il paese nel quale sono chiamati ad accompagnare i propri cari in un lavoro che non è certamente un lavoro semplice, non è certamente una vita facile, ma è spesso una vita di grandi sacrifici. Quindi che ben venga questo provvedimento, peraltro